Ciao a tutti ragazzi, qui è Blue Light e benvenuti oggi in questo nuovo video. Oggi sono qui in questo nuovo episodio di Minecraft Vanilla. Allora ragazzi, nello scorso episodio c'era la preparazione al tempio e quindi quest'oggi entreremo in quella bellissima struttura lì. Però come mi sono preparato? Allora, questo intanto è il mio punto dove appunto ho le mie chest, la fornace, la crafting e anche il letto. Ho già dormito e quindi se muoio ritorno qui. Ho messo l'ender chest dove, come vedete, c'è il latte che devo prendere che mi toglierà mini fatiche. E poi c'è una chest random. Allora, come vedete nel mio inventario ho una mela d'oro per proprio se ci sono proprio problemi gravi, se sto proprio per morire. Delle pozioni di Night Vision, così potete vedere anche voi meglio il video. Quindi Night Vision è per vedere meglio sott'acqua, diciamo, però è per far vedere meglio anche a voi quello che succede, perché sott'acqua non si vede quasi un cazzo. Poi abbiamo Instant Health, questo è di livello 2, questi sono di livello 1. Abbiamo le pozioni di respirazione sott'acqua, ne ho 4. Tutte e quattro da 6 minuti e poi anche 3 pozioni di forza di livello 1 con durata 6 minuti. Ora, come vedete, ho anche il beacon e 34 blocchi di ferro. Cosa andiamo a fare? Andiamo a costruire subito un beacon sopra il tempio. Quindi devo stare molto attento perché ci sono i guardiani. Proprio là sopra lo vado a fare in modo tale che posso attivare o aste o resistance. Allora, aste perché voglio provare a vedere se mi toglie mini fatiche, dato che appunto mini fatiche mi fa scavare poco e lentamente e mi fa andare lento. Con aste in teoria dovrà andare tutto bene. Intanto qui ci sono i bellissimi nuovi blocchi. Ok, proprio qua sopra, mortacci sopra, mi sa che già me l'ha data. Me l'ha già data, ok. Quindi facciamo subito. No, no, non ce la possiamo fare, secondo me. Non ce la farò mai. Allora, devo piazzare questi blocchi e poi guardate questo. Oddio, quanto sono lento. Vai, subito latte. Subito latte. Non è possibile. Ho preso l'acqua perché stavo. No. Buono tu. Fermati. Mortacci vostri. Tiè. Via questo. Non so dove sei. Allora, facciamo un 5x5. Allora, 1, 2, 3, 4. E facciamo anche il quinto. Ok, così andiamo a piazzare il beacon. No, facciamo una cosa. Lo facciamo qui, proprio sopra. Ok, come avete visto è passato già subito. Credo sia uno dei boss. Che appunto, eccolo qua, mi ha dato mini infatiche. Vabbè, in teoria io devo piazzare i blocchi adesso, quindi non mi serve. Allora, in teoria, anzi, il tempio, cosa andrò a fare? Allora, il tempio è diviso appunto in delle stanze e ci sono tre boss che sono, se vi ricordate nello scorso episodio, quel grandissimo, no, quel grande pesce che abbiamo visto nello scorso episodio. E appunto ce ne sono tre di questo tipo. Eccolo là, io lo sapevo che adesso non ce la farò mai. Devo rompere questo blocco perché l'ho piazzato, però c'ho meno fatiche. Ok. Ci sono tre boss e poi ci sono altre stanzette dove c'è la stanza del tesoro, che è appunto dove si trovano i blocchi di blocchi d'oro. E poi posso trovare anche la sponge, la spugna. E quindi dovremmo andare in queste piccole stanze alla ricerca di tutte queste cose. Mi ha ridato meno fatiche, io non ci posso credere. E comunque voglio provare a vedere se con aste cambia qualcosa. Ora, io ho aste. Ok, aste funziona e non funziona. Aspettate, prova a rompere questo blocco. Come vedete, non lo rompe. Quindi, che facciamo? Mettiamo resistance, se no qua ci aprono. Ok, ora ho resistance, perfetto. Vediamo un po', ho già due di latte e devo subito entrare. Ci ho messo una torcia. Ok,
Devo subito entrare, vediamo un po'. Vai, andiamo. Ops, aspettate, aspettate, ho scordato una cosa. Prima night vision e pozione di respirazione sott'acqua. Ok, guardate, l'ho tirata, porco giù da ladro. Io lo sapevo. Perché l'ho fatta splash? Non lo so. Guardate adesso come vedete tutto meglio. Ecco, questo è subito il primo boss. Non so se gli posso fare il wallbang, ma io provo ad entrare. Si entra da qua. Ok, sì. Entra però. Perfetto, ragazzi, siamo de dentro. Siamo dentro, ci sono dei guardiani. A questi li uccidiamo. Ok. Oh sì, quanti sono. Quanto sono belli sti blocchi, però non li posso prendere perché ho mini infatigue. Attenzione, non c'è un cacchio. Vediamo un po'. Abbassiamo i chunk perché a quanto pare è una cosa che fa laggare molto. Quindi noi abbassiamo i chunk. Facciamo. Siamo prudenti. Ora un pesce. Un pesce perfetto. Adesso sento rumori. I guardiani del cacchio. Mortacci vostra. Sto amando l'1.8 per questa cosa. Per questa nuova cosa. Cioè, veramente è una cosa stupenda. Certo, un po' complicata. Oh, ho visto il primo boss, mi sa. Mi sa che ho visto il primo boss. Andiamo subito a acchiappare. Oh, sti guardian. Dopo che li colpisci una volta. Ora ho mini infatigue. Ok, no, tutto a posto. Il beacon prende. Ora che facciamo? Ci diamo una pozione di forza. Una pozione di forza e andiamo ad aprire questo. Guardate qua, il pesciolone. Mortacci. Ok, morto subito il primo, ci ha dato la sponge, perfetto. Adesso la sponge è bagnata, poi gli toglieremo l'acqua, quindi la faremo diventare normale con mettendola nella fornace in teoria. Ora, un problema è che io è vero, le frecce non sono inutili in acqua. L'unico problema è che io sulla spada ho un knockback, quindi a volte non è proprio utilissima perché me li fa andare via. Allora, troviamo le altre stanze, troviamo gli altri boss. Abbiamo subito ucciso il primo, devo dire che è davvero una pippa. Si sta togliendo anche mini infatigue. Ragazzi, episodio epico qui nel tempio. Guardate tutti questi blocchi. Guardate tutti questi corridoi poi. Davvero una cosa molto molto epica. Ok. Ho 18 pezzi di Prismarian Shard. Non si leggono nemmeno i nomi delle cose perché ci sta tutta questa roba qua. Ok, vediamo un po'. Chi sei tu? Non lo so. Oh, che cos'è qua? Che cos'è questo? Che cos'è? Vediamo un attimo. Vediamo se la rompo. Se c'è qualcosa, naturalmente. Oh, i Prismarian Crystals pure. No, quello mi sta sparando. No, mi ha ridato. Per fortuna non ho. Perché mi ha preso l'acqua? Ok, scusate ragazzi, è finita Night Vision. No, con il latte ho annullato tutti gli effetti. In teoria. E anche in pratica. Porca miseria. Ok, adesso vediamo meglio. Rompiamo qua. Ecco la stanza. La stanza del tesoro. Questi sono tutti blocchi di oro. E in teoria io ci dovevo venire da sopra. In teoria, anche in pratica. No. Ok, prendiamoci tutti i blocchi di oro. Vediamo un po' se qua c'è qualcosa. Per fortuna mi sono tolto la fatica, se no. Prendiamo anche questo che mi ha dato. Ah, i Prismarian Crystal servono per fare le lanterne. Ok, mi servirebbe il touch che ho nell'Ender Chest. Porca miseria, mi ha ridato mini infatigue. È davvero una cosa molto molto difficile. Perché questo bastardo, se non li uccido tutti e tre, è una cosa parecchio complicata. Ora. Vediamo un po' dove sono gli altri due. Attenzione qua. Dove sono gli altri due, mo? Vatteli a pesca. Qui sotto un guardiano. Parla! Parla, dimmi dov'è il tuo capo. Qua. Si va di qua, se no. Qua è chiuso.
È davvero un piccolo labirinto questa cosa. Ok, qui non c'è un cacchio. Intanto vediamo, ho 6 Prismarian Brick, i Dark Prismarian, mamma mia, un'epicità infinita. Qua non c'è una ceppa. Mini fatico i 4 minuti. Mi ho finito anche il latte e ho annullato anche le pozioni che avevo bevuto. Sono davvero un campione. Ora mi sono perso più o meno. Chi è là? Non lo so se era un guardiano normale o un boss. Mi sono davvero perso perché le stanze sono tutte identiche. Qua ho trovato dei drop. Oh, che c'è lì? Mortacci tua. Ok, te ne vai, fai il giro, che fai? Beh, se n'è andato. Ecco, ci siamo forse. No, siamo a quella dell'oro. La stanza dell'oro siamo, e quindi no. Andiamo di qua. È la stessa, però. Sono passato da sotto. Qui che c'è qua dentro? Allora, intanto ci sono altri guardiani qua. Dove sei? Oh, ma mi passano davanti e se ne vanno. Mortacci vostri. Ok, questa è un'altra stanza in teoria. Ecco l'altro. Oh mio Dio. Oh mio Dio, non vedo se questo è forte. Oh fuck. Questa è forza. Andiamo subito, andiamo subito, andiamo subito. Ok, non ci facciamo colpire. 2 su 3, 2 su 3. Attenzione, attenzione, 2 su 3. Sono tanti, troppi, troppi guardiani. Mi stanno prendendo a pizze. Mi stanno prendendo a pizze. Oh mio Dio, quanti sono. Lagga pure un po'. Scusate per il lag, ma capite che il tempio è davvero una grande struttura da caricare, quindi non è colpa mia. Sti bastardi, vi faccio tutti fuori. Ora abbiamo sconfitto anche il secondo. Mini fatigue a 2 minuti ancora. Adesso serve trovare il terzo. Serve trovare il terzo. Intanto continuo a uccidere sti bastardi perché adesso voglio vedere se c'è qualcosa qua dentro. Perché come voi, come credo molti di voi, è la prima volta che entro in un tempio, quindi non so bene cosa ci possa essere. Allora, devo aspettare 1 minuto e 40. Intanto vediamo gli oggetti. Allora, abbiamo due spugne bagnate, 6 Prismarian Crystals. Poi abbiamo i Dark Prismarian, i Prismarian Brick. Con questi faccio i blocchi. Faccio i Prismarian normali. Sti cacchi. Facciamo i Prismarian normali. Oppure. Quali sono i Prismarian normali? Non si sa mai. Allora, Resistance prende ancora. Perfetto, Resistance. Sto proprio sotto al beacon. Ora, ho un'altra pozione di respirazione, ma mancano 55 secondi. Fuck. Ecco, mi ha ridato meno in fatica e non ci posso credere. Allora, ragazzi, siamo un po' nella cacca. Perché ho l'ultima pozione che non so quanto dura, mannaggia queste cose. Quanto dura? 6 minuti. 6 minuti. Devo per forza trovare in questi 6 minuti il terzo boss, sennò diventa davvero difficile come cosa. Guardate qua intanto i guardiani che sono venuti. Mortacci vostra. L'ammazza a tutti. Vediamo un po' se troviamo anche il terzo ed ultimo boss. Vai, vieni qua che tu sei già morto. Ok, andiamo di qua. No, aspettate. Allora, io questo è dove ho preso la roba. Poi qui ho trovato. Non qui. L'ho ucciso col piccone. Poi vediamo un po'. Mi sono perso la seconda stanza dove ho sconfitto il secondo boss. Vabbè. Ora è finita Respiration. Ok, finiamo le bollicine. Usiamo più tempo. Questa è una water bottle normale. Perché l'ho bevuta. Anzi, ho spinto il tasto destro dopo che ho bevuto una qualche pozione. Forse ci siamo. Forse ci siamo, no, questa è un'altra stanza, ok. Ho bisogno di bere Respiration. Ho bisogno di bere Respiration, dov'è?
Eccola qua. Perfetto. Perfetto. Insomma, guardate qua. Allora, questa è un'altra stanza. Credo che ci sia qualcosa qui. Il boss però che mi ha dato un pesce palla. Attenzione, il pesce palla. In teoria non so se qua ci sono già andato, ma dov'è il terzo boss? Secondo me sta qua in giro. Me lo sento che il bastardo sta qua in giro. Vieni qua tu, che fai? Vediamo un po', vediamo un po' se riusciamo a capirci qualcosa. Tanto le bollicine sono rimaste a 3. Quindi poi tra 4 e 50 ne devo scappare. E come scappo? Mi chiudo. Perché qua, mi sa che non ce la faccio a scavare. Mi devo chiudere per forza per non far entrare l'acqua. Oh mio Dio. Vedo alquanto dura come cosa. Allora facciamo una cosa. Cerchiamo l'uscita, perché il terzo per adesso non lo riesco a trovare. Vediamo un po', qua ci sono guardiani. Guardiani qua, che cos'è? Niente. Eccolo, eccolo, eccolo. Eccolo, eccolo, eccolo. Perfetto, ragazzi, li abbiamo uccisi tutti e tre. Li abbiamo uccisi tutti e tre ora. Bisogna scappare. È finita Night Vision. Finita Night Vision, ce n'ho un'altra. Guardate, non si vede una ceppa senza Night Vision. Perfetto. Ora, mini fatiche 1 minuto e 32. E le pozioni di vita. Questa di strength. Non so se con la mela, mangiando la mela, si toglie mini fatiche. Cioè, è un ragionamento un po' random. Però è molto probabile. Non saprei. Vabbè, al massimo c'ho vita in più, non me ne frega. Perfetto, non si è tolto. Ok, devo aspettare un minuto. Aspettare un minuto, io buco subito qua. Buco qua e provo ad uscire. Vediamo se intanto riesco a chiudere. Se mi chiudo non risolvo niente. Ecco, mi sono chiuso dentro adesso. No, mi dovevo trovare un buco in modo tale in cui posso starci. Però adesso così devo solo aspettare che finisce mini fatica. Mancano 30 secondi. Allora, le Prismarian Shard, facciamo gli altri blocchi. Quindi con questi facciamo questi? No. E con questi facciamo qualcosa? No. Questi danno qualcosa? No. Questi danno qualcosa? No. Fate un cacchio. 3 wet sponge. I Prismarian Crystal non fanno le lanterne. Perfetto. Forse cioè, devo andare per forza nella crafting. E le pozioni sono finite sia di Night Vision che respirazione. Quindi mi infatico, è finito ora. Via. Via, via, via. Via da qua, via da qua, via da qua. Ok, torniamo su. Perfetto, dov'è la... Oh fuck, oh fuck. Devo tornare su. Devo tornare lì velocemente. Devo tornare alla mia zona. Grazie. Così mi spingi. Attenzione, uno zombie ci sta aspettando. Proviamo il tiro. Non l'ho mai preso. No, non l'ho mai preso. Ora sì, ed è pure morto. Ok, scappiamo. Scappiamo. Ciao Tempio, sei un grande, grandissimo beacon. Ok ragazzi, dov'è casa? Ok. Siamo tutti interi. Siamo tutti interi, chiudiamo qua. Ok, siamo tutti interi ragazzi. È stata un'avventura molto molto epica, perché è stata, come ho detto prima, la prima volta che trovavo appunto il tempio e che entravo dentro al tempio. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto, perché mi ci è voluto tanto per prepararmi. È stato comunque un episodio epico, perché sono entrato dentro al tempio, ho ucciso tutti e tre i boss. Certo, me l'aspettavo un po' più potenti, perché con 4-5 spadate sono già morti. Però mini fatiche, devo dire che non potevo fare niente con quella debolezza, diciamo.
Quindi ragazzi, se il video vi è piaciuto, vi ricordo di lasciare un mi piace, di commentare e di condividere questo video per farlo vedere a più gente possibile. Cioè, parlate in giro che Blue Light è entrato nel tempio e ha ucciso i tre mostri. Io non ho visto, forse qualche youtuber straniero è andato nel tempio e ha ucciso i boss. Italiani non ne ho visti, cioè italiani conosciuti non ne ho visti. Quindi, lasciate un like, commentate, condividete. Pagina Facebook in descrizione, sito web in descrizione. Yeah, we're walking Quindi, with the ciao a tutti da Blue Light.